parlerò di qualcosa di un po' inusuale. Una delle cose che specialmente all'inizio dell'autunno mi capitava è che a un certo punto iniziavo a domandarmi: soffrirò mica del disturbo affettivo stagionale? Oggi non viene più chiamato così, ma viene classificato come disturbo comune da pattern stagionale, ovvero una specie di caduta in uno stato depressivo o ansioso, specialmente nei mesi invernali. Poi, quando il tempo inizia a migliorare, via via anche l'umore va migliorando. Per fortuna questo è il primo anno da un sacco di anni a questa parte che non mi è capitata questa cosa, quindi ne sono molto grata. E vi dicevo, solitamente mi capitava all'inizio dell'autunno, comunque tipo inizio novembre, diciamo, ma specialmente in questo periodo è molto diffuso. Infatti proprio per questo motivo il disturbo è stato classificato anche come Winter Blues. Se siete a conoscenza del Blue Monday, sapete che il Blue Monday è il giorno più triste dell'anno e che cade sempre a gennaio, solitamente intorno al terzo lunedì di gennaio. Quest'anno cadrà il 18 gennaio. C'è un motivo per questo Blue Monday a gennaio. Il motivo è che statisticamente le persone sono di umore più depresso o ansioso in questo mese. Ho pensato che fosse una buona idea parlare di come combattere la depressione o l'ansia di questi mesi, anche se in realtà effettivamente non soffri di depressione o di ansia stagionale, però magari l'inverno ti fa sentire qualche volta in un mood grigio e annoiato. Quindi questi 7 consigli che ti darò potranno aiutarti a superare questo periodo invernale e ti porteranno ad essere pronto per la primavera e l'estate. Penso che gennaio sia proprio il mese giusto per cercare di riprendere il nostro spirito e sentirsi elettrizzati per il nuovo anno, per il 2021 in questo caso. Quindi cominciamo! Dunque, prima di tutto la luce deve essere la tua migliore amica. Una delle prime cose che mi piace fare al mattino, se non la primissima, è alzare le serrande, anche se mi sveglio prima che il sole sia sorto e fuori è ancora buio, il che potrebbe essere un po' buio e deprimente, però il tempo passerà, nel frattempo farò qualcosa. Nel momento in cui il sole sorgerà, mi piace che le mie serrande, le mie tende siano aperte e spalancate per far entrare più luce possibile. La luce migliora l'umore, aumenta i livelli di serotonina, ti fa sentire più felice. Quindi apri le tue serrande, apri le tue tende e se hai un punto in cui c'è la luce diretta del sole, prendi il caffè proprio lì al mattino. La seconda cosa può essere un po' ovvia e so che l'ho già detto nei video precedenti, ma fare esercizio fisico aiuta tantissimo e non deve essere per forza come ho detto in un video precedente, ovvero come camminare veloce, che vi lascio qui. Andare fuori a fare esercizi o fare esercizi in casa pesanti, se non sei il tipo di persona che ama queste cose, questo potrebbe essere il momento ideale per provare ad iniziare yoga, provare ad iniziare Pilates, Zumba, attraverso video che si trovano facilmente su YouTube, che sono gratis, non costano nulla. Ti basteranno 20-25 minuti a casa dedicati guardando un video e il workout sarà fatto. Il fatto di fare esercizio fisico, specialmente in questo periodo, aumenta il flusso di ossigeno nel sangue, aumenta anche qui la serotonina. Insomma, ti farà sentire bene e sicuramente meglio. Soprattutto in questo periodo si tende a mangiare di più, si tende a, diciamo, evitare diete, evitare l'esercizio fisico. Quindi è molto facile entrare in abitudini sbagliate, non salutari, per cui anche solo quei 20 minuti possono realmente aiutare e PS, preparerai già il tuo fisico per l'estate. Il prossimo punto ho notato essere uno dei più utili ultimamente per sbloccarmi da questo mood ed è chiedermi che tipo di musica sto ascoltando. Sono sempre stata, fin da adolescente, quel tipo di persona che se si trovava in un mood triste, depresso, malinconico, allora andava ad ascoltare canzoni tristi, depresse, malinconiche. Questo non fa altro che aumentare l'umore in cui già ci si ritrova. Tutte le cose che noi facciamo durante il giorno vengono assorbite dal nostro corpo e se fatte tutti i giorni possono andare veramente ad impattare sull'umore di tutti i giorni. E questo è un processo che davvero viene attuato più di quanto potresti credere. Quindi se ascolti un tipo di musica un po' oscura, diciamo, prova davvero a chiederti: questa musica sta andando ad impattare il mio umore? Questo non vuol dire che tu debba tagliare del tutto musiche con bad vibes. Quello che devi fare è cercare di sostituirle qualche volta con musica un po' più allegra o magari anche ancora meglio con un audiolibro positivo, diciamo. Personalmente ho notato che mi sento un po' più felice quando ascolto un po' più di musica dance, country, pop, comunque in generale.
per quanto io continui ad amare la musica ambient slash malinconica slash indie, ma non indie italiana. Magari nessuno si sentirà in relazione con questo punto, però è un qualcosa che a me colpisce davvero. Il prossimo punto può essere un po' difficile per qualcuno, ma ragazzi, vi sfido ad andare fuori. Quest'anno sto cercando di uscire il più possibile, anche solo per fare una piccola passeggiata nei dintorni. Apriti bene, magari se vuoi mettiti delle cuffie o portati una cioccolata calda in una di quelle tazze portatili, così ti scalderai le mani e non avrai super freddo, e fai una passeggiata veloce. Respirare aria fresca anche in questo periodo è molto importante. Uscire un po' influenzerà il tuo umore, e anzi sarebbe ancora meglio uscire entro le prime 2 ore nelle quali ti sei svegliato. Questo rinfrescherà la tua mente ed eliminerà la tipica sensazione di pigrizia del periodo. Il prossimo punto è: circondati di colori più luminosi. Il nostro cervello è colpito istantaneamente da tutte le cose che lo circondano, e questo include quindi ovviamente anche le cose che guardi. Quindi se la tua casa tende ad essere un po' tenebrosa, un po' scura, allora anche il tuo umore sarà un po' tenebroso e scuro. Magari non te ne accorgerai neanche, perché a queste cose molto spesso non diamo tanta importanza. Quindi se puoi, cambia qualcosa e cerca di donare più luminosità. Recentemente io ho anche cambiato lo sfondo del mio PC, che comunque uso tutto il giorno, quasi tutti i giorni. Puoi fare questo, puoi fare cose del genere, puoi cambiare posizionamenti della stanza, di alcune cose, cosa che io ho fatto. C'è qualcosa nell'alzarsi e notare una differenza, notare qualcosa di diverso nell'ambiente intorno a te, anche se sei nella stessa stanza. Piccole cose come questa possono davvero andare a influenzare il tuo umore. Penso che questo sia uno dei punti più facili se volessi metterne in pratica anche solo uno. Puoi iniziare ad indossare vestiti colorati, oppure puoi buttare sul tuo divano un plaid più colorato. Questo ti farà sentire più luminoso e colorato anche dentro. Il prossimo punto è uno dei miei preferiti, perché amo organizzare e progettare, ed è infatti scegliere un progetto invernale. Non deve essere nulla di stravagante, potrebbe essere da pulire il tuo armadio ad impostare un obiettivo fitness per l'inverno. Qualsiasi cosa tu voglia fare, dai a te stesso un progetto per l'inverno, così da tenere occupato il tuo cervello. In questo modo non ti concentrerai più su quanti giorni mancano all'estate, ma su come farò a finire il mio progetto prima della fine dell'inverno. Tutto questo ti farà sentire compiaciuto quando l'avrai finito, e durante il processo ti farà sentire comunque concentrato su qualcosa. Puoi fare una pulizia profonda della casa, puoi dipingere la tua casa, così ci sarà una nuova vibrazione, una novità per il nuovo anno. Penso che potremmo spegnere Netflix per un'ora o due e concentrarci su qualcosa se vogliamo, oppure potrai continuare a guardare Netflix, io non ti giudicherò. Il mio ultimo e finale consiglio è: mettiti comodo. Rendi l'ambiente intorno a te il più accogliente e caldo possibile e abbraccia l'inverno. Se per tutto il tempo in cui esegui uno o tutti i suggerimenti in cui ti ho dato continui a pensare sempre in continuazione odio l'inverno, allora non ti sentirai mai meglio. Quindi prova ad eseguire tutti questi suggerimenti, ma allo stesso tempo mettiti comodo e sentiti a tuo agio con l'inverno. Può non essere la stagione preferita di molti, però se ti immergerai in un libro oppure in una coperta carina, questo ti farà sentire felice per il periodo invernale. Quindi mettiti comodo, indossa le tue pantofole, metti Friends in TV e godi dell'inverno finché è qui. Questa è una cosa specifica che sto cercando di attuare quest'anno, ovvero accettare l'inverno per quel che è. Bene, spero che questi punti vi siano utili per superare la depressione / tristezza / malinconia invernale. Dai un'occhiata alla playlist invernale che ho creato su Spotify e che ho postato qui sotto. Inoltre, se avete qualche suggerimento per qualche video, mi raccomando, lasciatemi un commento, accetto qualsiasi suggerimento. Se ti è piaciuto il video, metti un bel like. Noi ci rivediamo al prossimo video, e ricordatevi che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. Ciao!